Buongiorno da Casandrino, Luigi Di Donato di Casandrino. Questo qua è l'ultimo filmato che farò con questa fotocamera, che effettivamente si vede una schifezza. Non so se è il programma di montaggio, devo dare anche un'occhiata al programma di montaggio. Comunque, in ogni caso, sul banco Toshiba 32 pollici, 32AV505, non è a LED, è un televisore con lampade questo qua. E praticamente audio sì, alziamo il volume, ho messo il generatore di barre, così. Siamo sicuri che ha un segnale, che a volte può anche capitare che non c'è segnale, quindi uno pensa che non c'è audio e non c'è video, invece magari è solo il video che manca, perché magari manca anche il segnale. Come vediamo, si vede l'immagine sotto, quindi vuol dire che non accendono le lampade. Vediamo un attimo, apriamo e vediamo un po' se riusciamo a risolvere il problema. Qua. Ho aperto il televisore, vediamo un tipo di telaio abbastanza complesso per quanto riguarda questo modello qua, perché innanzitutto l'inverter è proprio un modulo a parte compreso di alimentazione. Di solito l'alimentazione è solo 24 volt, preso da un unico alimentatore. Qua invece è tutto distinto e separato, cioè hanno fatto un inverter completo di alimentazione indipendente. Vabbè. Comunque, come vediamo, abbiamo un cavo che dall'alimentatore, direttamente dal primario, dalla rete, va alla scheda che alimenta le lampade, dove c'è il trasformatore e tutto, il trasformatore elevatore, primario, tutto. E poi sopra abbiamo il connettore che va alla scheda madre, il connettore che va alla scheda madre, che va praticamente ad abilitare l'accensione delle lampade, l'inverter. Ok, allora a questo punto che cosa bisogna fare? Innanzitutto andiamo a controllare se la presenza dei 220 volt alternati all'ingresso della scheda dell'inverter. Poi dopo andiamo a vedere se sono presenti i 12 volt, i 5 volt che vanno ad alimentare il pilotaggio, diciamo, di questa scheda. Mettiamo questo schifo di videocamera sul cavalletto. Allora, per prima cosa accendiamo il televisore LED verde, voi non lo vedete o sì? Eccolo qua, avete sentito un primo relè che è attaccato, e andiamo a vedere la presenza della tensione di rete sul connettore che va, eccolo qua, la tensione è presente, ok? 230 volt, qua c'è 5 volt in più, qualcosa in più. Poi andiamo a vedere la presenza, mettiamo un punto d'aria alternato. Adesso passiamo in tensione continua 50 volte fondo scala. Fammi mettere su questo. Poi ogni tanto entra qualcuno. Fammi mettere un po' questa macchinetta. Ah, devo vedere anche il connettore. O vediamo il connettore e il tester, che vogliamo vedere. Allora, abbiamo detto, abbiamo il connettore che viene dalla scheda madre che porta sia 5 volt sia l'on off per abilitare poi il pilotaggio delle lampade, dell'inverter qua. E poi indipendentemente abbiamo visto che abbiamo il connettore che viene dal primario qua, per la 220 volt, che praticamente viene abilitata, poi viene chiuso il contatto tramite questo relè. Io sinceramente quando ho attaccato non ho sentito il secondo relè, questo qua, ho sentito solo il primo, quello là sull'alimentatore, il secondo relè non attaccato, quindi vado a controllare l'alimentazione. Vediamo un attimo qua sul primo contatto, 12 volt, rimuovo che ci fanno pochi spazi, sono presenti 12 volt, quindi dalla scheda madre vengono, dall'alimentatore magari vengono i 12 volt che dovrebbero pilotare il relè, quindi non è un problema che manca l'alimentazione. Tu sei arrivata, finalmente, ti aspettavo. Sbutto, che vuoi da me? Tu hai fatto sciopero ieri, non sei voluto venire. Dai, va, fatti mettere a caldo, va, se c'ho da fare, c'ho da fare il filmato, va. Vabbè, ho capito, va, vai là. Mettiti là e non ti muovere, che dai fastidio. Allora, stavo dicendo, abbiamo detto che abbiamo le tensioni presenti sul connettore che vengono dalla scheda madre, che dovrebbero pilotare e non lo fanno. Allora, il televisore è sempre acceso, ma per controllare, attenzione, il televisore è acceso, tolgo la plastica dal relè. Quante volte è che questo relè qua?
12 volt, sì, un 12 volt, quindi dovrei avere 12 volt con LED verde, dovrei avere 12 volt sulla bobina. Ecco qua. E non ci sta. È chiaro che non attacca. Pure che l'attacco io manualmente non succede niente. Perché non succede niente? Che se mancano i 12 volt dalla bobina non è che te le chiude alle 2,20 e va, perché non va il pilotaggio, che se mancano 12 volt dalla bobina manca anche l'alimentazione sul processore che alimenta poi il pilotaggio dell'inverter, dei trasformatori elevatori, MOSFET, diciamo che stanno qua. Quindi andiamo a smontare tutto e vediamo un po' dove sta l'interruzione sul primario qua. La striscia gialla che vedete, questa striscia gialla qua, va a delimitare la zona primaria dal secondario, cioè praticamente tutto ciò che si trova da sinistra è il primario, tutto ciò che è in basso a destra, al di fuori della striscia gialla, è il secondario, compresi i trasformatori, elevatori, MOSFET e compagnia cantante. Smontiamo tutto. Ho tolto la scheda dal telaio, quindi a questo punto potrei anche restarla qua questa scheda. Do l'alimentazione di rete, vado a rimettere il connettore che viene dalla scheda madre, in modo che ho l'abilitazione l'on-off per abilitare il processore, e posso capire più o meno dove ci sta l'interruzione, per quale motivo non mi arrivano i 12 volt sul pilotaggio. Qua. Ho sganciato il cavo e adesso vado a mettere al suo posto. Ecco qua, il cavetto. Adesso devo solo alimentare la scheda. Se questo non ci arriva, no, sì, ci arriva anche questo qua. Questo qua e posso testare direttamente sul banco. Quello che mi risulta un po' strano in questa situazione è che io i 12 volt qua sotto, adesso lato stampato, lato saldature, i 12 volt qua li trovo. Infatti, sì, però sopra, sì, anche sopra ci stanno, però non attacca, non è un'interruzione proprio sulla bobina qua. Ah, ecco qua. Sì, il rumore che sentite è che attacca e stacca, qui ci sta un'interruzione sulla. Allora vado a sostituire proprio il relè e dopo rifaccio una passata di saldatura per caso mi qualche falso contatto, perché adesso ci stanno i 12 volt, quindi sostituzione del relè e saldature. Ma più vado avanti più odio questa fotocamera. Ogni tanto con modo su. Allora, 12 volt. Ok, un solo scambio, questo qua è perfetto. Allora, piccola variazione perché non mi trovo bene con la piedinatura qua, con questo qua. Meglio quest'altro. Però in ogni caso devo allungare un pin perché c'è la foratura sotto diversa. Vabbè, non è un problema. L'importante è che 12 volt quando è 8 ampere. Ok, a posto. Ok, ho dovuto leggermente modificare la posizione dei pin perché non mi trovavo con la chiusura del contatto e ho dovuto un po' allungare all'indietro quel pin là, comunque non fa niente, è uguale. Mettiamo il relay e vediamo un poco come si comporta adesso questa caspita di. Ok, ho rifatto tutte le saldature su tutte, insomma le più importanti, quella sotto i trasformatori switch, sotto i filati di alimentazione. Quando attacco sentiamo due relè. Quando stacco si sentono due relè che staccano, quindi non abbiamo, penso che non abbiamo altri problemi. Adesso a posto la scheda, accendiamo, attacchiamo il televisore. Due relay, tutti e due attaccati, quindi l'inverter dovrebbe essere alimentato. Perfetto. Ci sta pure un poco di gigino sopra, si vede solo la manuzza. Gamba belli, eh? Ok, diesel su televisore. Ok, è a posto. Mo per fare la prova generale bisogna smanettare, meglio con, per essere sicuri che non ci sono falsi contatti. Questo è tutto, Luigi di Donato, spegniamo questo catorcio.
Luigi Di Donato di Casandrino, due relay che sono staccati. Da Casandrino, Luigi Di Donato di Casandrino. Che alta sta busta qua forca? Solo a Bolzano si vede, solo qua a Trento si vedono queste cose. Che è successo? Buongiorno! Buongiorno! Tutto a posto, Giovanò? Sì. Tu da dove vieni? Da Pakistan? Ci fanno queste schifezze in Pakistan? Fanno questo in Pakistan? Controllato? Vieni! Lilli qua! Lilli! Non si fa! Ti ho detto, questo qui è il cane di Salvini! Come parla qua? È di Salvini! Questo è il cane di Salvini! Perciò fa così, vero Lilli? Lilli, ma sei impazzita? Mannaggia!